Salve ragazzi e benvenuti anche oggi in questo video weekly per la community. Sembra quasi fatta apposta, ma in ogni video sono in una location diversa. In questo caso fa parte però delle cose che sono successe questa settimana. Infatti in questo format vi dico cos'è successo questa settimana e cosa penso di fare la prossima settimana sul canale. Bene, questa settimana non è successo sul canale, ma è successo nella vita reale. Avrete notato, ho preso una nuova macchina, mi è arrivata la nuova macchina, la nuova Yaris, che avevo ordinato da settembre, in realtà, ed è arrivata solamente a fine dicembre, quindi 2 mesi di ritardo, chiaramente per tutti i problemi che potete immaginare. Comunque, una macchina molto bella, mi sta piacendo, certo, ho fatto pochissimi chilometri, tipo 10-15, perché tutte zone rosse sono in tutta Italia in questi giorni, quindi vabbè, farò qualche giro più in là. Comunque, questa è una delle cose che sono successe nella ultima settimana. Nell'ultima settimana, chiaramente, è uscita anche la recensione di Cyberpunk 2077, che sta andando molto bene. Buona parte, quasi tutta la community l'ha visto quel video, perché di fatto, guardando le analytics, quasi tutti quegli iscritti hanno visto il video della recensione. E mi sembra che sia piaciuta quasi alla totalità. Avete apprezzato comunque, insomma, il bilanciamento con cui ho fatto la recensione, insomma, tra i lati negativi e i lati positivi. Alla fine questo, insomma, è il mio giudizio su Cyberpunk. Se qualcuno non l'ha vista, comunque l'ho messa in highlight ovunque, quindi dovreste comunque notarlo. In questa ultima settimana, in realtà, ho fatto meno video del solito, anche per via della macchina, che insomma c'è stato qualche piccolo problema per recuperarla, anche la motorizzazione. Ma per la prossima settimana, adesso vi dico cosa vorrei fare. Ah, ovviamente, un'altra cosa che è successa in questa ultima settimana è finito il 2020, è iniziato il 2021, anche se alla fine sì. Ci sono questi vaccini, ma io credo che questo 2021 sarà abbastanza difficoltoso come l'anno scorso. Da tutti i punti di vista, anche quello del gaming, ma soprattutto quello della vita di tutti i giorni. Comunque, speriamo chiaramente che sia un anno migliore di quello appena passato. Per la prossima settimana, invece, parlando di canale YouTube e insomma i miei contenuti, vi porterò qualche altro video su Cyberpunk perché non ho certamente concluso. Ho 2 o 3 video sicuramente di cose da fare, generali. Avrei anche un paio di gameplay da che vorrei comunque farvi vedere, che ho registrato. C'ho tipo 100 giga sull'hard disk registrati di gameplay. Ma non è il focus del canale, quindi non li metterò tutti. Ne metterò al massimo un altro paio. Volevo mettervi la romance di Panam, che bisogna essere un po' simp per riuscire a concludere. Comunque ci sono riuscito nel mio playthrough e ve la farò vedere, e poi vi farò vedere anche il mio finale, insomma, la quest finale di Cyberpunk, almeno il mio finale. Probabilmente un video questa settimana, un video magari la prossima di gameplay, e altri video invece di approfondimento su Cyberpunk. Inoltre, se riesco, vorrei finire Control e farvi, non dico una recensione, ma insomma almeno una mia opinione ponderata su questo gioco, che è vecchio ormai, uscito agosto 2019, però estremamente valido soprattutto se giocato con RTX e insomma un computer di un certo livello. Inoltre, però, per gli utenti console next gen arriverà la versione super figa di Control proprio quest'anno, nei prossimi mesi. Quindi anche chi avrà PS5, chi ha, o chi avrà, perché di averla ce l'hanno in pochi, PS5 o Xbox Series X, anche loro potranno godere di quella versione PC con ray tracing, 60 frame o più, e che fanno tanto la differenza secondo me in quel gioco. Quindi comunque anche gli utenti console potranno godere del massimo delle prestazioni a breve con l'uscita Ultimate di Control, cioè per Next Gen. Più o meno questo sarà quello che farò la prossima settimana, quindi qualcosa di Cyberpunk, qualcosa di Control, e poi chiaramente se c'è qualche notizia particolarmente importante, magari ve la riporterò. O altri video, no, vediamo, non si sa mai cosa ci aspetta il futuro. Però di fatto questo.
Per il resto scrivetemi nei commenti quello che volete, questo è uno spazio principalmente fatto apposta per interagire al massimo con la community. E niente, una buona domenica, perché questo video lo sto registrando di domenica, un buon weekend, che siamo a domenica. Buoni giorni rossi, perché domani comunque arancione e poi altri 2 giorni rossi. E poi saremo di nuovo liberi, forse. Una buona giornata e alla prossima. Ciao ciao!